anche di qua. Siamo nel nostro vigneto di Chardonnay. I nostri vigneti sono tutti biologici certificati. Teniamo un inerbimento permanente in tutti i vigneti, compreso il sottofila, che poi andremo a fare un piccolo taglio prima della vendemmia nel sottofila, mentre ogni filare viene sfalciato, sfalciamo l'erba un paio di volte massimo nel corso della stagione. Stiamo facendo la legatura dei tralci. Come tutti gli anni, verso giugno iniziamo con la legatura dei tralci con degli spaghi biodegradabili che rimuoviamo dal vigneto a fine campagna prima di iniziare la potatura. Siamo nella fase di fioritura legagione, si sta iniziando a formare l'acino. E questi sono i grappoli di Chardonnay. Questo nostro fabbricato, stiamo facendo la sala degustazione al piano in alto. Ciao a tutti, sono Federico Piaggi, nell'azienda Fredè mi occupo un po' della parte agricola, diciamo di campagna, ma soprattutto della parte commerciale, quindi giro clienti, ristoranti, enoteche, hotel, privati. Ciao a tutti, io sono Francesco Piaggi dell'azienda Fradè, mi occupo della parte di campagna, della parte di officina, motori, trattori, della parte di vinificazione e insieme a mio fratello cerchiamo di fare tutto noi. Ciao, sono Giulia Piaggi, nell'azienda Fradè aiuto i miei fratelli, ma in particolare mi occupo del commercio estero. Parlo 3 lingue e da poco mi sono avvicinata a questo fantastico mondo del vino. Siamo nella nostra piccola barricaia dove affiniamo il Bufnis per 12 mesi. Bufnis è un taglio bordolese che fa 60% di Merlot, 30% di Cabernet Sauvignon e 10% di Cabernet Franc. Fa 12 mesi di barrique e almeno 8 mesi di bottiglia. Abbiamo scelto questo uvaggio perché ci piace molto. E l'etichetta è realizzata in legno vero, che è per ricordare le barrique. E il nome Bufnis deriva dalla località, è il nome della località in dialetto, Bufenisio, in dialetto Bufnis, il nostro dialetto pavese. Nella vendemmia 2020 siamo usciti con questo spumante, nel mentre è un metodo Martinotti con base 100% Chardonnay. Poi facciamo 2 bianchi fermi, un 80% Viognier, 20 Chardonnay e un Sauvignon in purezza che piace molto e anche a noi piace molto. Poi abbiamo 3 rossi giovani, Bonarda classica frizzante, Pinot Nero giovane fermo, Barbera giovane ferma e 2 barricati che siamo usciti circa un paio di mesi fa, che sono una Barbera in purezza e un taglio bordolese, quindi un Cabernet Merlot con 12 mesi di affinamento in barrique e almeno 8 mesi in bottiglia. In tutto facciamo circa 20.000 bottiglie. Gennaio del 2018 che abbiamo intrapreso questa nuova avventura, siamo ormai alla quarta vendemmia quest'anno e dall'annata della vendemmia 2018 abbiamo iniziato con i nostri primi vini. Abbiamo già fuori 3 annate di vino, 2018, 2019 e 2020, ci stiamo preparando per la nuova vendemmia. Il nome Fradè, la sua etimologia, deriva dal dialetto Fradè, che appunto nel nostro dialetto significa fratelli, e poi anche dal nome Francesco e Federico. Federico lo chiamiamo Dede, quindi Fradè. Noi siamo nati in mezzo alle campagne. Noi abbiamo questa passione per l'agricoltura fin da quando siamo piccoli, perché siamo nati in un'azienda in Lomellina, dove abbiamo sempre prodotto riso, mais, soia e quant'altro, e dal 2018, o meglio dire dal 2017, quando abbiamo iniziato ad acquistare questa azienda, ci siamo trasferiti dal 2018 e abbiamo iniziato a appassionarci del mondo del vino. Abbiamo scelto l'Oltrepò perché il nonno paterno era delle colline pavesi, originario di Canevino, e quindi abbiamo deciso di riprendere il territorio di famiglia. Diciamo qualcosa, dai. Visto che Maurizio comunque è bravo. Sì, è vero. Sono piaciuti i miei.